Salve ragazzi, benvenuti sul Pino di Luzio. Oggi è il 9 febbraio, ore 8 precise, locali serali naturalmente sono. Vi voglio portare in cronaca una bellissima notizia su un risvolto di un risparmio economico, di una nuova nota spesa, non dico che è quotidiana, ma è settimanale o mensile per quelli che si danno meno da fare. Sì, sono aperti i saldi anche in questo bellissimo settore. Naturalmente per tutti i lussuriosi naturalmente è aperto questo settore e logicamente vi apro le porte che nelle grandi città, nelle grandi aree metropolitane già ci sono i biglietti con il timbro che ogni 10 visite c'è l'undicesima che è gratuita. Quindi la vostra spesa mensile o settimanale, come vi ho già detto, dei 50-100 euro a botta e a servizio, naturalmente ne avete uno in supplemento gratuito. Questo diciamo è quello che è la constatazione odierna di questa apertura di saldi di fine stagione per le nostre case a luci rosse, sì, queste donne squillo, queste donne allegre come le chiamava il mio professore Anselmi in storia economica, che esistono dai tempi dei tempi e venivano chiamate le donne allegre, che arricchivano la città. Più c'era presenza di queste donne allegre e più diceva era alto il budget del tenore di vita della popolazione stessa della città. Questo era uno degli indicatori che veniva utilizzato, non come oggi attraverso gli elettrodomestici, ma attraverso queste donnine allegre. Lo potete andare anche a trovare nei libri di storia economica, che non dico cavolate. Erano degli indicatori, poi c'era anche il vestito più o meno lungo, i tipi di tessuti, questi sono altri indicatori. Si vedevano questi indicatori qua per indicare il benessere della società naturalmente. Quindi quello torna a ripetere il problema che a me mi duole il cuore. Allora io adesso potrò andare a prostitute finalmente con un qualcosa in meno che lascio alla persona da me tanto amata e tanto ambita. Ok, che settimanalmente e mensualmente magari qualche volta mi vado a sfogarmi, insomma. Ho la possibilità con quella con cui sono convenzionato di risparmiare. Addirittura mi ha fatto un biglietto con ogni 5 botte c'ho la sesta gratuita. Mi ha fatto uno sconto su uno sconto, sai? Sono diventato famoso con Pinone di Luzio, quindi logicamente ho questa possibilità di prendere. Però vi voglio anche dire che questo è solo un inizio. Si parla che tra qualche anno, per via che naturalmente i soldi cominceranno a scarseggiare, a girare o a circolare, ma la voglia di consumare questa cosa c'è, che non riguarda solo al mercato con gli zingari, che i zingari già baratto, già se voi volete chiedere qualcosa ai zingari, fanno già l'economia del baratto, cioè voi gli date una gallina e loro vi danno altrettanto. Queste uguali, faranno anche loro il baratto. Sì, questa è la nuova premessa, lo scoop che vi voglio portare oggi o prima di luce. Sì, ci sarà il baratto, cassette di pomodori, che ne so, un piccolo servizietto, una masturbazione o quant'altro, un servizio di gola profonda, quello che è, e altro. Poi dopo, logicamente, in aggiunta alla cassetta di pomodori, se mettiamo anche un'anatra, una gallina, qualche bottiglia di olio, naturalmente avrete anche qualche supplemento in più di servizio, naturalmente per rendervi più confortevole la situazione del vostro appartamento a luci rosse. Questo è lo scoop che vi vuole portare a Pino di Luzio. Salve ragazzi, siamo a Montignano.